Allora, buongiorno ragazzi. Io non sono andato avanti, eh. Non sono andato avanti perché, appunto, giustamente, questa pausa mi serviva anche per ripetere le cose che abbiamo fatto. Okay. In piattaforma abbiamo messo tante cose per ripetere, anche passo passo, ma secondo me questa pausa, invece di riprendere di quello che abbiamo fatto, mi sa che forse vi dimenticherete anche quello che avete fatto, perché non vedo che tutti sono entrati in piattaforma, vabbè, lasciamo fare quelli che hanno problemi di tecnologia o problemi familiari, però alcuni, come hanno fatto meno che prima scuola, stanno facendo anche a livello degli altri, comunque non sto facendo nome, non sto facendo niente, anche perché giustamente poi per mettere in piattaforma dovrò mettere tutto. Vi volevo dire che io giustamente non ho intenzione, specie per quello del secondo periodo parlo, di fermarmi, perché quello del primo alla fine possono anche starci, no? Cioè, perché io vi faccio poco, ma bene, però vi dico che quel poco ci è fatto bene. Ok? Però giustamente, se non vedo risposta neanche nella cosa, io vado avanti. Quindi, anche perché, ti spiego perché, perché quando ritorneremo, giustamente io queste cose ve le spiegherò. E avrete la possibilità anche di, il bello dell'online, perché dovete sapere che quando si studia online è un complementare del studio frontale, ok? Anche se noi adottiamo il cooperative learning. Io sto parlando per i ragazzi del settore di matematica. Ok? Giustamente. Perché il corso di matematica io lo faccio solo sera. Con questo che volevo dire, che ho perso il filo del discorso. Volevo dire che, giustamente, non dico di fare una, volevo fare tante belle cose, cioè riunirci, fare delle chat di gruppo, però mi sa che non tanto funziona perché neanche si scrive in piattaforma molto. Ok, vi dicevo perché faccio questa lezione e vado avanti, non perché voglio andare avanti, perché quando rientreremo rispiegherò queste cose, ok? E non potete dirmi, professore, io non c'ero, non c'ero, non c'ero, perché potete incrementare le lezioni frontali con queste online, ok? Quindi avete un doppio, questo non giustifica di assentarvi, ok? Tanto ci sono le lezioni online, perché non lo state facendo niente lo stesso. Quindi diciamo che se uno non ha capito, ha la possibilità di rivedersi la lezione a casa. Okay? Quindi queste cose saranno riviste in classe e giustamente colgo anche l'occasione di questa pausa per creare dei video in modo tale che abbiamo la possibilità al rientro di avere un doppio, diciamo, un doppio studio, no? Se uno non vuole studiare, basta che si vede la lezione, come se vi vedete un video di YouTube. Alla fine, no? Cioè, penso che sia semplicissimo. Allora, abbiamo visto il manuale, comunque, fate le ciance, cerchiamo di andare avanti. Questo non è rivolto a tutti, perché c'è gente che studia veramente, ok? E che vuole prendersi il diploma. Comunque, diciamo, che siamo arrivati ai polinomi. Io ora volevo presentarvi ancora dei prodotti notevoli, però abbiamo visto dei polinomi, non è che abbiamo visto tutti i polinomi. Andiamo a cercare di studiare questi polinomi sempre più approfonditamente per capire, no?
Quindi partiamo con la condivisione del libro liquido. Magari non gradisco perché poi dite che non vedete, non vedete, lo faccio per lo grande. Allora, cosa significa scomporre un polinomio? La scomposizione di un polinomio in fattori è un'operazione del tutto simile alla scomposizione in fattori di un numero reale, osservo l'analogia. Allora, quindi ci ricordate come avevamo fatto? Avevamo fatto che era scomposto in numeri primi 5 per 3. Okay? Nello stesso modo, anche i polinomi, ricordate il prodotto notevole a al quadrato meno b al quadrato? Quindi x al quadrato meno 1 si può fare con fattori con grado più piccolo, quindi x meno 1 per x più. Okay? Quindi questa è una scomposizione, quindi un polinomio, quando è che si dice riducibile? Quando si può scomporre in fattori e ciascuno di essi è minore del grado del polinomio dato. Cioè, infatti, questi polinomi che sono di primo grado non sono appunto come questo di secondo grado. Quindi vedete come abbiamo scomposto. Allora, i polinomi riducibili. Vediamo alcuni esempi. Per esempio, il binomio x quadro meno 1, lo sapete bene come si fa, no? È il quadrato del primo meno il quadrato del secondo. Quindi x meno 1 per x più 1. E questo qua invece è il binomio x alla quarta più x quadra è riducibile perché? Perché hanno in comune l'x quadro. Quindi cosa farò? Metterò in evidenza l'x quadro, aprirò la parentesi e avrò l'x quadro. Se io ho x quadro, per diventare x alla quarta, per cosa devo moltiplicare per x quadro? Perché giustamente, essendo un prodotto, si sommano gli esponenti. E poi giustamente questo qua io me lo sono fregato, quindi per ritornare a questa qua, ok, io devo per forza mettere più 1. Quindi se io faccio la moltiplicazione, il primo polinomio per polinomio, quindi il primo per il secondo, ho x alla quarta più x alla seconda. Ok? Allora, quindi se si può scomporre, quindi i polinomi, questi sono quelli riducibili, poi abbiamo i contesempi che sono quelli irriducibili. Ad esempio, 3x più 2 non è riducibile perché è, appunto, è già di primo grado, non possiamo scendere ancora di più, no? Questo qua x quadro più 1 è riducibile perché alla fine è un pochettino, dovrebbe essere il fattore di due prodotti di primo grado e non è possibile. Ok, quindi è un x quadro più 1 non è riducibile, ma è riducibile. Ok, e cerchiamo di vedere un po' di tecniche per la scomposizione dei polinomi. Ad esempio, la moltiplicazione, tipo, questo è un esempio che già vi ho fatto, tipo la moltiplicazione da monomio per un polinomio, quindi 2x per 3x quando fa 3 per 2 6, x per x, x al quadrato, poi più per più 2 per 1 2 per x, quindi 6x al quadrato più 2x. Ok? Ci siamo? Quindi abbiamo un po' scomposto questo qua cioè questo qua è stato riscomposto, mettiamo in evidenza il 2x, quindi avremo 3x più 2. Ok? Quindi 6x al quadro è l'esempio più o meno che vi ho fatto qua, niente di più. Di questo x al quadro più x al quadrato, cioè prendere i fattori comuni, ok? Come abbiamo visto, il massimo comune divisore dei numeri, e questo qua è il massimo comune divisore di questi due, cioè il fattore comune col minimo esponente. Infatti, allora lo ingrandisco. Cerchiamo di scomporre in fattori i seguenti polinomi effettuando dei raccoglimenti. Okay.
Prendiamo questo qua, ok? 18x quadro y più 12x. Qual è il massimo con un divisore? Cioè, x sicuramente è comune, quindi dobbiamo prendere fattori comuni con minimo esponente. Tra 18 e 12, il massimo con un divisore qual è? Che è comune a tutte e due, il fattore comune, se noi lo scompagniamo. Questo è 6, 2 alla seconda per 3. Questo è 2 alla seconda per 2 alla seconda per 3 e questo è 2, 3 alla seconda per 2. Ok? Quindi 2 per 3 è il massimo comune divisore, quindi è 6. Ok? Quindi prendo il 6 e lo metto in evidenza. Vedete? Cosa mi resta se io prendo qua il 6x? Allora, il 6, il 18 per diventare 6 deve essere moltiplicato per 3. L'x non lo sono preso, quindi devo moltiplicare un altro x e poi ci sarà il mio y che è qua. Andiamo qua, il 6x. Cosa ci manca? Soltanto il 2 per diventare da 6x 12x, ok? Quindi ho 6x, aperta parentesi, quello che mi resta appunto da prendendo il massimo comune divisore. Quindi 3xy più 2. Infatti se io faccio il prodotto, 6x 6 per 3 è 18, x per xy fa x quadro y più 6 per 2 è 12x, ok? Possiamo raccogliere anche un po' i nomi mettendo in evidenza i fattori comuni, però vedete qua cosa ho fatto. Ha preso, per esempio, se noi abbiamo questa equazione qua, ha preso. Abbiamo questa, ok? Abbiamo questa, ha messo in evidenza la A, quindi raggruppiamo x più y, qua ha messo in evidenza 2 e abbiamo raccolto ancora x più y, ma ancora abbiamo x più y che sono in comune, quindi quale sarà il prodotto? X più y, ok? Aperta tonda A più 2, ok? È questo qua. Perché questi due sono comuni. Quindi lo metto in evidenza, cosa mi resta? A più 2. Un altro esempio. Possiamo scomporre. Vabbè, però ce l'ho detto, ve lo spiegate, quindi non so che torno a spiegare. Ok. Allora, queste qua sono le formule di scomposizione di cubi. E vi ricordate quando abbiamo fatto a al quadrato meno b al quadrato uguale ad a più b per a meno b? Allora, a alla terza più b alla terza, ma è difficile che vi capita. Comunque, a alla terza più b alla terza è uguale all'aperta tonda a più b chiusa, aperta tonda a al quadrato meno a più b al quadrato chiusa tonda. Quindi questo lo prendete per buono, ok? A alla terza meno b alla terza è uguale alla stessa cosa, solo che cambiano i segni, qua e là. Ok, quindi questo qua copiatelo e ricordatevi che. Forse di questi, se noi abbiamo a alla terza meno 27, diciamo in questo caso, quindi cosa faremo? Metteremo la a meno cosa? Il cubo, quindi a meno 3. Ok, qui ci sarà a meno 3. Ok, quindi a al quadrato sarà cosa? A al quadrato più a per b che cos'è? 3a più il 3 al quadrato che fa 9. Ok, quindi vedete che abbiamo
ricondotto a questo qua, ok? Lo faccio vedere. Vedete? Ok. Vediamo che ci sono appunto dei casi particolari dove noi possiamo, questa è un'equazione di secondo grado che voi ancora non avete fatto, però riusciamo a risolvere, perché un'equazione di questo tipo, x quadro più sx più p, quindi andiamo a scendere, quindi un'equazione formata da un quadrato da una parte in x elevata a 1 ed un di un numero. Quindi sappiamo che questa parte qua è data dalla somma di due numeri e questo è il prodotto di due numeri che sono poi gli zeri, cioè i numeri che sostituito alla x mi danno il risultato zero. Ok? Quindi ricordiamoci che qua avremo l'equazione originale ax quadro più bx più c, ok? A al quadrato più bx più c, che si può ricondurre in a quadro più sx più p, ok? Quindi l'a sarebbe la parte del de numerale di x quadro, il b è la parte numerale di x e c è questa parte qua. Però a noi ci non tanto ci interessa, perché sappiamo che la somma è data da questo numero, ok, più questo numero. Invece il prodotto è dato da prodotto di questo per questo, ok? Quindi riscriviamo questa equazione in quest'altro. Ok? Vogliamo fare un esempio? Lo faremo poi in classe, ok? Comunque, con un'impugnatura teorica. E poi questa qua ve la faccio io. La faccio io. Che giustamente Ruffini un pochettino. Un pochettino complicatino, no? Allora, se noi abbiamo tipo apro la mia board e scrivo l'equazione x3 meno 3x più 2, quindi andiamo a scrivere allora, x3, no, ho dimenticato, allora, x3 meno 3x più 2, quindi x3 allora. Meno 3x più 2, ok. Questa qua avremo che i termini che cioè cosa stiamo facendo in questo modo? Stiamo scomponendo, cioè stiamo riducendo questo termine in fattori di grado inferiore, ok? Come prodotto di grado inferiore. E diciamo che il primo passo dice che il termine noto, che è 2, e il coefficiente di x3 che è 1, sono gli zeri che possono essere soltanto più o meno i valori indicati. Quindi cosa vuol dire? Che i miei zeri, ok? I miei zeri possono essere soltanto di questo qua che è 1, quindi quelli che annullano l'equazione, cioè sostituendo ad x annullano l'equazione, sono gli zeri sono quindi più o meno 1, che è la parte di numerica di x alla terza, e poi abbiamo cosa? La parte finale 2, quindi possono essere anche più o meno
Quindi noi andiamo a ricercare tra questi quattro numeri quello è che ci fa diminuire di grado. Ma come si fa? Si fa con Ruffini. Infatti Ruffini che cosa fa? Mette appunto in... fa così. Allora, giustamente dobbiamo provare tutte e quattro. Vediamo se a fortuna uno ci diminuisce la nostra... Ok, allora quindi qua che cosa metteremo? Metteremo il termine in x3, quant'è? 1. Ok, quant'è il termine ora in x? Meno 3. Ok, e poi ci sarà un 0 perché mancherà l'x quadro, perché questo qua è x alla terza, poi c'è x al quadrato, poi c'è x più 2. Siccome manca il termine in x quadro, qua metteremo 0, quindi 1, 0, 3, e poi qua metteremo il termine noto 2. Mettiamo qui il nostro, che ci dovrebbe annullare, proviamo. Allora, 1 lo scendiamo qua. 1 per 1, 1, e lo mettiamo qua. 0 più 1 fa 1. 1 per 1 fa 1. Meno 3 più 1, quanto fa? Meno 2. Meno 2 per 1, quanto fa? Meno 2. Quindi lo metto qua e vedete che mi esce 0. Quindi questa vuol dire che 1 riduce appunto il nostro polinomio, perché appunto qua il termine noto mi va a 0. Ora, quindi come posso scomporla questa qua secondo Ruffini? Giustamente posso scomporla come... con il mio x meno, cioè prendo questo numero e lo cambio di segno e lo metto x meno 1 moltiplicato per l'equazione di questo grado, cioè questo è il termine in x quadro, questo è il termine in x e questo è il termine noto. Quindi abbiamo x quadro più x meno 2. Quindi vedete che abbiamo ridotto questo termine x quadro in termini di esponente più piccolo. Ok? Allora andiamo a vedere anche questa, perché noi sappiamo che questa equazione qua, possiamo, anche se non conosciamo l'equazione di secondo grado, possiamo farlo, perché l'equazione di secondo grado dice che ax al quadrato più bx più c, questo qua sarebbe questo, ok? Quindi a è 1, b è 1, c è meno 2. Cosa avremmo visto da quella informazione, quell'informazione ci dice che a x, cioè no, scusa, x al quadrato, aspetta, cancelliamo, no, qui ce l'ho, nascondiamo questa, la gommina ce l'ho fatta, quindi non cancello e ritorno con il pennello. Allora, abbiamo visto che x al quadrato più cosa? X al quadrato più sx più p. Ok? Somma più prodotto, quindi la somma e il prodotto è dato da a per p. Ok? Quindi qua ci dobbiamo trovare due numeri che sommati allora mi diano 1, quindi la loro somma deve essere 1 e il loro prodotto, quindi il prodotto l'abbiamo qua, ok? Sì, è meno 2. Dove, quali sono questi? Quale possono essere?
Allora, A è uguale a meno 2 fratto B. Allora, proseguiamo un attimo. 2. Poi se lo sostituiamo, ma ben, non c'è neanche un casino. Allora, facciamo una cosa. Sostituiamo questo A uguale a meno 2B qui dentro. Quindi abbiamo meno 2B più B è uguale a 1. Qua minimo come una multa. B, quindi meno 2 più B diviso 1. B per B di qua. Vabbè, ma qua non ci riusciremo mai perché qua andiamo a ripartire un secondo grado. Allora, troviamo due numeri. Quali possono essere che moltiplicati diano 2? Per esempio, meno 1 e 2. Okay. Infatti, meno 1 più 2 fa 1. Meno 1 per 2 fa meno 2. Quindi questi due sono i nostri valori per cui ci si annulla. Quindi per le regole che noi abbiamo visto in precedenza, possiamo scomporre, ok? Quindi i risultati quali sono? Quindi io lo posso vedere come? Come? Come lo posso vedere questo? Come la moltiplicazione di quindi x quadro x al quadrato più x meno 2 lo posso vedere come prodotto di x meno 1 per x più 2. Vediamo se tornano x per x, x al quadrato, x per 2 più 2x, meno 1 per x fa meno x, meno 1 per 2 meno 2, x al quadrato più x, perché 2x meno x per 2 meno 1. Vedete che torna? Quindi tutto questo qua, come lo possiamo vedere? Con x meno 1 che è questo, ok? E poi c'è questo qua che è il prodotto, qua ci sarà questo prodotto che poi è il prodotto di questi qua. Quindi qua abbiamo x meno 1 che moltiplica x più 2. Come avete visto abbiamo scomposto tutto questo termini di terzo grado in termini di primo grado, ma possiamo anche perché x meno 1 per x meno 1 è meno x meno 1 al quadrato, quindi possiamo dire che x alla terza meno 3x più 2 l'abbiamo scomposto, più 2 l'abbiamo scomposto in x meno 1 al quadrato per per oggi la lezione è finita e vi saluto.